they gave me a nickname. From the words general purpose, they took the G and the P. They called me Jeep. Tutto è nato negli anni 70 quando mio padre ha fondato l'attività appunto di autoreparatore e ha iniziato a lavorare sulle Jeep Willys della Seconda Guerra Mondiale, lasciato un lascito dell'esercito americano. Io ero con lui tutti i pomeriggi nel doposcuola, quindi ho imparato a lavorare su questi mezzi, i primi fuoristrada, gli unici che c'erano all'epoca. Avendo poi la fortuna di abitare a Varano, cuore di quella che oggi è chiamata la Motor Valley, mi ha permesso di mettere in pratica i miei progetti e i miei sogni. Ho abbandonato le Willys per dedicarmi alla customizzazione dei veicoli più moderni, sia stradali che off-road. A oggi siamo importatori ufficiali e distributori di marchi americani. Una cosa che ci contraddistingue è la progettazione e la realizzazione su misura, su richiesta del cliente, di molte componenti. Noi partiamo dalla progettazione in ambiente tridimensionale CAD 3D fino alla costruzione all'interno dell'officina di assali su misura, di realizzazione e installazione di sospensioni per competizioni e non, installazione di paraurti e protezioni per la carrozzeria e sostituzioni di motori. La grande esperienza maturata negli anni, la voglia di superarsi, di confrontarsi con gli altri, ci ha portato ad entrare nel mondo delle competizioni. Ciao, sono Piero Cerni, ho 42 anni e questa è la Cerni Custom Engineering Headquarters. Black Joe's è stata la prima macchina molto versatile che siamo riusciti a costruire, cioè un veicolo che era adatto sia per la velocità che per il fuoristrada estremo, tant'è che abbiamo vinto l'Extreme Challenge di Andorra appunto e la Rainforest Challenge, e con la stessa macchina siamo andati in Inghilterra alla King of the Valley, una gara di ultra four con anche tratti anche molto veloci, e abbiamo vinto anche lì, quindi la Ultra Four Racing ha pagato le spese di trasporto del nostro veicolo in America, e quindi siamo andati a correre negli Stati Uniti, la vera King of the Hammer, nel deserto della California. Lì ho visto subito i limiti del mio veicolo su quei tipi di terreni. Però è stato un amore a prima vista con quelle zone, con la Johnson Valley, e quindi il mio obiettivo è quello di ritornare e di essere il primo europeo ad andare sul podio di quella gara. E già durante il viaggio in aereo io e il mio navigatore della prima volta negli Stati Uniti, Romeo, abbiamo iniziato a immaginarci di come poteva essere questo veicolo che poi abbiamo costruito. E dal 2013, dalla prima volta da pilota alla King of the Hammer, tante cose sono cambiate, è stata un'esperienza che ha cambiato tutto. Ho creato la divisione racing della compagnia e ho cambiato il numero di gara, prima correvo con il 4489 e adesso corro con il 79, in memoria di mia moglie Valeria che è scomparsa, questa era la sua data di nascita. Molte cose sono cambiate da quel momento. E ho conosciuto Will Overton, un ragazzo splendido dell'isola di Wight, abbiamo avuto subito un ottimo feeling. Lui adesso è parte integrante della scuderia Ace Racing e si occupa di tutta la divisione marketing. Pierre asked me to help him project Ace Racing, Ace Off-Road, Cerni Custom Engineering out to the masses. So the aspiration was to rebrand, but also show that it's not just about Jeeps, it's not just about off-road, we can do custom engineering. Pierre is such a naturally gifted driver that really he needs a car that can help him achieve the very best. Pierre found Jimmy's 4x4 in America and worked with them on a design for a new chassis.
And Scarlett is the birth of that car. You know, it's all of the accumulation of American design, engineering, Italian design, engineering. We've got American components in harmony with Italian design. And it's a masterpiece, it really is. So, Pierre's going to get out, start driving and really get to, you know, get to grips with the top of the competition worldwide, really. Scarlett è il frutto dell'esperienza e della ricerca maturata in anni di lavoro. Molte parti sono state studiate, progettate e costruite appositamente per questo veicolo dalla Cerny Custom Engineering. Sempre partendo dall'ambiente virtuale abbiamo realizzato un supporto motore che alloggia anche l'alternatore e la pompa dello sterzo, specifiche staffe di supporto per il cambio, per il riduttore, abbiamo realizzato dei sottoporta di protezione laterale che aiutano anche l'entrata nell'abitacolo, ricco peraltro di particolari in fibre di carbonio. Un esempio è il cruscotto superiore che alloggia i fusibili a riarmo e i relè. Il dashboard centrale invece ospita la strumentazione digitale AIM, la radio, il navigatore GPS e dispositivi di comunicazione. Abbiamo utilizzato dei sedili PRP personalizzati nei colori e con il nostro marchio ricamato nello schienale. Il serbatoio e il carburante è stato realizzato su misura dall'ATL, secondo le nostre specifiche e appunto gli ingombri che avevamo a disposizione nel nostro telaio. Abbiamo progettato una cassa filtro che convoglia l'aria negli airbox per l'aspirazione del motore ed il nostro partner Barcella si è occupato poi della realizzazione degli stampi e della laminatura della fibra di carbonio. Le componenti utilizzate sono quanto di meglio il mercato attuale può offrire. Il motore è un Mopar, un motore a 8 cilindri a W, viene chiamato questo motore qua, W per la sua conformazione strana, appunto dei collettori di aspirazione fatti a W. Collettori in fibra di carbonio con 8 farfalle, una per ogni cilindro. Si parla di 680 cavalli a 7000 giri e di una coppia di quasi 78 kg. Per quanto riguarda il telaio, uno speciale grazie va a Randy Rod. Randy Rod è il proprietario della Jimmy's 4x4 in Colorado, che è quella che ha costruito appunto il telaio della macchina. È in 25 Chromium Libdeno 4. È un telaio molto curato nei dettagli, nelle geometrie, nelle saldature, nella realizzazione. Come dicono gli americani, un top notch work. Per il nostro veicolo Scarlett abbiamo montato delle sospensioni King Shocks. È uno schema a doppio ammortizzatore, coilover con la molla e bypass a fianco. Bypass con 5 tubi di bypass, 3 per la compressione e 2 per l'estensione. Questo ci permette di andare velocissimi su tutti i tipi di terreni e anche affrontare ostacoli molto importanti nelle situazioni di rock crawling. Spidertrax è stato il nostro partner e ci ha fornito tutte le componenti necessarie per costruire quelli che sono gli assali distruttibili, dal housing al portamozzo, ai semiassi, allo unit bearing, e tutto dimensionato per questa tipologia di gare estreme dove le condizioni e gli impatti sono davvero violentissimi. E un'altra componente molto importante che usiamo all'interno degli assali è il differenziale. Il differenziale usiamo un DNG locker, un Atom locker, prodotto dalla DNG Tuning in Belgio. E invece nei semiassi Spidertrax abbiamo dei Yukon Super Joint, delle crociere molto molto resistenti che ci permettono un angolo di strazzata di 40 gradi e con la potenza dei nostri 680 cavalli e gomme da 40 pollici abbiamo bisogno del meglio. Nelle nostre gare ci sono anche situazioni molto difficili, molto complicate, e per uscire da queste situazioni spesso l'unico modo è usare il nostro vericello, il Giggle Pin Winch, super veloce, super resistente. Diciamo che dopo il navigatore è il mio migliore amico nelle mie gare.
Pneumatici Maxi Strepador Competition, versione sticky compound, cioè mescola morbida, adatto a ogni tipo di terreno, con questi tacchettoni noi riusciamo a avere un grip eccezionale dappertutto, fango, sabbia, terra, neve quando c'è, montate su cerchi Raceline Bidlock in lega d'alluminio da 17 pollici e sono la combinazione vincente. Scarlett è equipaggiata con delle luci Vision X per quando scende la notte. Abbiamo una barra LED da 40 pollici da 13.800 lumens sul tetto e due luci spot sull'anteriore che le direzioniamo ai lati e non abbiamo paura del buio. Un motore così sofisticato come il Mopar V8 LMP che stiamo usando ha bisogno del meglio per funzionare e quindi da qui è nata la cooperazione con Pachelo Lubrificanti. Pachelo ci fornisce tutti gli oli necessari per tutta la macchina, copre tutte le situazioni, dal Krypton Racing per il nostro motore al cambio automatico, al riduttore, differenziali, l'olio idroguida, l'olio di freni, i grassi, tutto quello di cui abbiamo bisogno per la nostra Scarlett è Pachelo. Abbiamo finito l'assemblaggio del veicolo in officina e l'abbiamo portato in pista a Varano, su asfalto, per fare tutti i test. Abbiamo avuto modo quindi di fare un rodaggio al motore, al cambio, a tutta la trasmissione, ai freni, sistemare le geometrie dello sterzo. Questo prima di fare la sessione in fuoristrada per poi fare il setup delle sospensioni. We talk about later. Okay, cool. Sorry guys.